Ed io un anno fa dichiarai che avrei tagliato i capelli quando cadrà il governo Berlusconi. Io stamattina entro in Parlamento perché c'è un nuovo governo che si insedia, guidato da Monti, ma devo entrare con i capelli tagliati. Mi dispiace tagliare i miei boccoli, ma devo tagliarli perché ho dichiarato che li avrei tagliati. Così si fa la politica, insomma, una politica di verità e basta politici Pinocchio, politici che prendono in giro i cittadini. Barbato ai capelli è il titolo di Panorama del 27 gennaio 2011. Francesco Barbato mi comunica che non si taglia i capelli per scommessa, andrà dal barbiere solo quando cadrà il governo Berlusconi. Scusa, il pettine. Dopo le ultime vicende, i parlamentari della maggioranza fanno voti perché al deputato in TV i capelli crescano ancora, magari sotto le natiche. E allora, se un politico ha dichiarato che tagliava i capelli, un politico che vuole essere un politico serio e non un Pinocchio, mantiene la parola data. Insomma, questo è il cambio di passo che si aspetta e che noi proponiamo alla politica. E questo è l'esempio simbolico stamattina del taglio dei capelli. Significa la politica cominci a dire sempre la verità, dalle piccole alle grandi cose, nel privato e nel pubblico. Beh, se tagliare i capelli sì, ha significato mandare via Berlusconi. Meno male che sto con i capelli corti stamattina, mi sento più leggero, ma pure gli italiani da oggi si sentiranno sicuramente più leggeri. Francesco, i capelli li porto via io o li lascio a te? Me la giri? No, mentre sta facendo segno i capelli. Devo portare.